Ma voi siete sicuri di voler fare questa cosa? Assolutamente sì, Freezer, io creerò il mio esercito non più bello del mondo. E invece no, io creerò, Freezer, il mio esercito però più bello del mondo. Porca miseria, vi farò vedere a tutti quanti. Ah, ok, siamo pronti allora. Perché chi finisce per primo vince. Che cosa? No, sto scherzando, sbrigatevi, dai, forza. Via, 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 via. Oh mamma mia ragazzi, vi rendete conto? Esercito noob contro esercito pro. Chi vincerà mai tra i due? Adesso noi lo andremo a vedere in questo video incredibile, perché secondo me ne vedremo delle belle. Specialmente perché ho saputo che loro avranno un sacco di cose da fare. Mamma mia, sarà incredibile. Oh mio Dio, bro, come sta andando qua? Oh ciao Sprister, allora sto iniziando a fare praticamente una mia zona grandissima, ma è ben conosciuta come base sicura. Ah, base sicura? Sì, dove i miei militari dovranno allenarsi e dovranno fare tutto quello che devono fare. Ah, bellissimo, bravo, bro. Allora dai, continua, che io intanto vedo quello che fai. Ma che strani blocchi che stai utilizzando? Sono dei blocchi particolari, dei blocchi che solamente i pro possono avere. Ah, wow. Ok, va bene, va bene. Mi piace, mi piace. Ok, allora andiamo da noob, che vedete, porca miseria, sta già iniziando proprio imperterrito. Incredibile, noob. Ciao, ciao, come va? Tutto bene, allora io sto creando qua la mia base, dove creerò i militari nobici, saranno i militari più militarosi del militarismo. Wow, ok, credo di aver capito. In realtà non ho capito proprio nulla, però va bene. Ok, quindi praticamente qua andrai a esercitare tutti quanti i tuoi militari. Proprio così. Che figata, ok, ok. Va bene, mamma mia, vedo che però si sta mettendo proprio di impegno, eh. Oh, mamma mia, vedo che effettivamente forse cioè, ci sarà qualcuno che vince tra i due. Oddio, aspettate un attimo. La noob sta piazzando un dispenser. Che cos'è? Noob, che stai facendo? Sta piazzando un dispenser dove qua andranno a spawnare i militari. I militari? Oddio, voglio assolutamente vedere un militare noob, porca miseria. Sì, sì, adesso te lo faccio vedere un attimo solo che li metto. Ecco qua, Spencer, guarda. Cosa? Wow! Ecco qua, lui è un militare noob. Ah, quindi praticamente questo militare andrebbe ad attaccare esattamente i militari pro. Loro sono contro i militari pro. Oh, che figata. Sì, ma lasciami costruire. Ok, va bene, va bene, va bene. Oh mio Dio, l'ha presa davvero tanto seriamente noob la sfida di costruzione. Ok, oddio, qua che cosa sto facendo? Pro, guardatelo. Allora, perfetto. Oh, sì, tutto va secondo i miei piani. Ciao, Splicer. Guarda un po' cosa sto creando qua. Cosa sono? Credo che... Ma sono anche degli spawner. Anche perché li hai visti da qualche altra parte. Sì, certo. Noob sta facendo lo stesso. Oh, mio Dio. No, 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 no. No, 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 no. I miei saranno molto migliori. Guarda qua. Oddio, ma cosa sono? Sono praticamente dei militari pro, guarda qua. E praticamente ogni volta loro usciranno perché sanno quello che devono andare a fare. Devono conquistare tutto il mondo. Wow, e sei sicuro che funzionano questi pro? Certamente che funzionano, Splicer. Saranno incredibilmente potenti. E soprattutto tutto quello che andranno a fare è semplicemente distruzione, distruzione di massa contro i cavolo di noob che non si meritano neanche un tetto sopra la testa. Oh mio Dio, ma sei così tanto sicuro di te, pro? Certamente, io ho sempre questa intenzione nel conquistare il territorio dei noob. E finalmente con questo minigame, che quanto vorrei cavolo che fosse reale, finalmente potrò farlo, potrò creare il mio esercito per distruggere il loro pianeta. Ok, va bene, mamma mia, la sta davvero prendendo seriamente, mio Dio, pro. Ok, ok, oh mio mamma mia, forse era meglio se non creavo questo minigame. Ma che voglio prendere in giro, ragazzi, è normale, sta che per crearsi una rivolta qua è incredibile. Ok, però vedo che sta praticamente facendo una sorta di mini bunker, no, che cos'è? Sembra più una tenda per ricordare il fatto che sono dei militari. No. Ok, bene. Pro, andrò su tutti i giri, pro. Oh mio Dio. Oh, noob. Guarda, Spencer, cosa ho fatto. Adesso questa è la prima, ma ce ne sono altre di base che devo creare per spawnare altri più nemici contro i pro. Oh, vai, 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 allora. Vado. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Ma cosa ha fatto qua, bro? Oh, sciabolette.
Bro, tutto a posto? Oh sì, mamma mia, guarda qua, Sbreezer. Oh mio Dio, ma cosa sono questi? Sono degli arcieri diamantati. Sono degli scheletri potentissimi che faranno fuori tutta la base noob. Oh, porca miseria, ma incredibile! Ma io non ho mai visto degli scheletri del genere. Poi, mamma mia, la base sembra più un Among Us, non lo so, senza braccia. Oh, sì, lo so, lo so. È per raffigurare quanto i noob sono sus verso i nostri confronti. Ah, ok, ok, ho capito, ho capito. Oh, cavolo, ma lì noob, ma la sta facendo? È una base fatta di sabbia. Ok, perfetto. Ma cosa spavano questi? Vuoi provare? Oh, cos'è? Ma che cacchio è? Oddio, non lo vedo. È perché è troppo grande, mamma mia, devo alzare il tetto. Ah, ho capito. Ma che cavolo è? Oh, mamma mia, ma è un mutante terroso. Proprio così, un mutante noob. Oh, mamma mia, ma io pensavo che, non lo so, fosse veramente noob. Ma mi sa che questa è una roba da pro noob. No, mai, che sia mai. Questa sarà sempre una cosa da noob. Oh, ho capito, perché è fatto di terra, immagino. Esattamente. Oh, che figata, mamma mia. Poi ha quella faccia stramba. Ok, ok, mi piace, mi piace. Oh, cavolo, lì però sta continuando a costruire un'altra base. Quante guardie, quanti mob dovranno sconfiggersi tra di loro in questa magnifica sfida. Ok, bene, Sbreezer, senti qua. Allora, io ti devo dire subito una cosa. Innanzitutto, noob è scarso. Beh, fin qua noob è noob, beh, ci sta, ok, però, ma a cosa vuoi arrivare a ciò? Beh, ogni mob che lui metterà, anche se sarà più grande dei miei, i miei comunque sono molto più forti, anche se sono molto, molto piccoli rispetto ai suoi. Oh, ok, ok, ho capito. Va bene. Esatto, vedi qua cosa ho fatto. Oh no, che cos'è? È un golem pro. Oddio! Ed è molto più forte di un golem normale. Questo golem, qualsiasi preda lui veda, sarà inconsapevolmente molto più forte. Oh cavolo, che figata! Ok, ok. Oh cavolo, ma lì noob invece sta creando una base di pietra. Ok, sembra che praticamente stia aggiornando i suoi materiali. Ah, ok. Noob, ma quanti mob devi mettere che ti fanno da scudo? Ah. Beh, saranno almeno 4. Ma 4 fortissimi! Uno più forte dell'altro! Ok, ok. Mamma mia, ragazzi, questo è un bestione. Non oso immaginare quello che potrebbe avere anche Pro dall'altra parte. Perché finora abbiamo visto praticamente le guardie di Pro, gli arcieri di Pro, il praticamente guardiano gigante di Pro, che qua vedo che Timone sta spawnando altri. Lì invece abbiamo solamente, no, dobbiamo vedere il terzo mutante, cioè il terzo mutante, il terzo mob di noob, che secondo me potrebbe essere incredibile, mamma mia. Ok, perfetto, allora continuo così, la mia squadra sarà incredibilmente forte e tu lo vedrai. Da oggi non sarò più un noob, sarò un noob pro. Un noob pro? Un noob pro, proprio così. Io ti farò vedere quello che sto a fare. Vuoi provare? Ok. Oh! Ecco qua! È un golem di terra fortissimo! Che figata! Ok, ok. Mi piace, mi piace. Ti piace, vero? Sì, sì, mi piace un sacco, noob. Però devi stare attento, perché se metti dispenser sotto il vetro mi sa che spawna di sopra. Hai ragione! Mi sa che lo sposto meglio. Meglio se lo metto di sotto. Ok. Oh, mamma mia. Ma vedete quanti mob spettacolari customizzati ci sono qua? Mamma mia, sono tantissimi. E lì mi sa che Pro sta facendo la sua ultima base. Wow, ma cos'è, una bancarella? Sembrerebbe una semplice bancarella, Sbreezer, ma in realtà questa non è una semplice bancarella. Anzi, ci saranno un sacco di mob che è ancora di vedere. Vediamo, che cosa stai per mettere lì? Ah, questo è uno spawner di golem mutanti giganti diamantati. Porca miseria, ma è incredibile! Poi sembra un sacco spaventoso, bro. Lo so, perché lo è. E questi qua faranno irruzione nel territorio dei noob e faranno sì che i noob perderanno e i pro ne usciranno vincitori, come è giusto che sia. Ok, 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 va bene. Allora voglio assolutamente vedere che cosa cavolo hai in serbo. Oh mio Dio, secondo me, ragazzi, chi vincerà tra noob e pro? Perché qua mi sa che stanno praticamente creando degli eserciti, di qualcosa di fortissimo, che veramente io non oso immaginare che cosa potrebbero fare. Ok, ok, mamma mia. Ok, adesso io devo costruire l'ultimo.
l'ultima base. L'ultima? Sì, l'ultima, e ti faccio vedere di che cosa sarà. Ok. Ma che roba è? La torre del male, pro! Oh sì, hai visto che particolarità che ho fatto, Sbreezer? Anche lì coi laser. Oh sì, la mia zona è incredibile. Oh mamma mia, ma sei pronto? L'esercito è pronto, devo solamente allenarlo. Ma anche se al freddo potrebbero loro combattere un sacco comunque. Sicuramente di pro di noob. Ok, ok, allora vado a chiamarlo. Noob, sei pronto? Sì, Sbreezer, sto mettendo giusto un po' di torcia perché non si vede tanto bene. Ah, ho capito. Oh, allora, possiamo unire gli eserciti? Assolutamente sì, Sbreezer, io sono prontissima. Oh, ok. Allora, siete tutte e due pronti? Oh, sì, adesso mi metterò a spawnare tutto il mio esercito. Sì, come no, tanto vincerò io, idiota. Ehi, tu sei un idiota, fino a prova contraria, tu sei il noob qua dentro. Bene, ci siamo! Oh mio Dio, siete pronti? Oh mamma mia, guardate quanti militari che ci sono qua che dovranno andare a stanare i pro contro i noob! Ah sì, mamma mia, il mio esercito è il migliore! Ma stai zitto, idiota, il mio esercito è il migliore, assolutamente! Il mio esercito vincerà tutte le guerre, incluse anche quelle noob! Ah sì, come no, il mio sarà invincibile invece! Vogliamo vedere? Ok, allora siamo pronti? Sì, sono pronto! 3, 2, 1 e via! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oddio! Oh wow! Vai! Guardate come si picchiano praticamente i mutanti! Andate, rinforzi, andate! No, il mio mutante pro è morto! Oh mio Dio! Pensavi che potevi vincere, vero? Oh cavolo, guardate come si scontrano tra di loro! Oddio! Sono rimasti gli scheletri! Ma sono rimasti più scheletri pro rispetto a quelli noob! Oh sì, andate, vedi che io ho una asso nella manica. Ma dove vai il mio mutante per noob, mutante noob? Oh cavolo, ma se n'è andato, mi sa che non vuole più combattere. No, vai mutante noob, vai. Oh cavolo, mi dispiace noob. Ma che cavolo. Evidentemente qualcuno è un fifone qua. Noob, mi dispiace, evidentemente ha vinto pro, perché pro stanno tutti lì pronti a combattere. Il tuo invece è praticamente un fifone, se ne è scappato. Ma non l'ho deciso io, uffa, lo sapevo. Senti, tu dovevi andare a combattere, mi hai tradito. Ma mi dispiace, noob. Oh, mamma mia, quanta pena che mi fa questo povero ragazzo. Vai, lo sto portando gli andai. Oddio, ecco che stanno combattendo. Ecco che sta... noob, mi sa che... Oddio! Ne ha fatto fuori uno! Però non riesco a prendere... No! Noob, tranquillo. Non... Ma tutto bene, era solamente un giorno... Non mi toccare! Ok, va bene. Oh, mamma mia, che testa caldina. Ah, mi dispiace, noob, ma ho vinto. Hai visto? L'esercito pro è il migliore. Hai vinto la battaglia, ma non la guerra! Va bene. Oh cavolo, è stata veramente una battaglia intensa, ma soprattutto bella. Mi raccomando, clicca questi altri video, ma soprattutto iscriviti al canale per non perderti ogni volta le nostre avventure. Sì, oltre a questo lasciate like e attivate la notifica, lega la campanellina, così effettivamente ogni volta che esce un nostro video voi siete i primi a guardarvelo. Esatto, quindi aspetti, iscriviti e vai a cliccare questi altri video. Sbreezeroni, vai, cliccali. Clicca.